Salve ragazzi e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Rave Game. Oggi iniziamo con una nuova rubrica, un'evoluzione del Rave Speed Art. Con noi il fantasma delle nevi, buona visione. Wonder Frigates, bestiolin... questo non è il canale mio infatti. Sono il fantasma delle nevi e lui è Charmendino. E oggi siamo su Rave Game per inaugurare questa nuova rubrica di cui ne vado estremamente orgoglioso, perché sono dei ragazzi estremamente bravi, gentili, simpatici, belli, fortunati, c'hanno i sordi. E oggi parleremo di... aspettavo millenni per avere un'occasione per parlare di questo gioco veramente, veramente fantastico. Sto parlando di The Legend of Dragoon, gioco che è uscito il 13 dicembre del 2000 in Europa. È un gioco fantasy che contiene 4 CD-ROM per la piattaforma PlayStation 1. Ed è un gioco fantasy stile Final Fantasy, con una piccola particolarità, che oltre ad avere una tattica per attaccare i nemici, per pararsi, per usare oggetti, trasformarsi in dragone, eccetera, ogni personaggio ha un'abilità diversa che più la usi più aumenta di efficacia nel tempo, che consiste praticamente di avere un po' di skill nel gioco, perché quando attacchi devi premere un tasto specifico del joypad per far sì che la combo continui. Quindi più continua la combo, più fai male, più sei forte, più c'è via a mano, più non mori, più sei pro, più c'hai skill e beh, basta. Ovviamente c'è una grande scelta di personaggi. Oddio, grande scelta, vabbè, ce ne sono 9, mi pare, 9 personaggi giocabili che si possono sostituire tutti tranne il personaggio principale, che è Dart. A proposito, se non ci avete ancora giocato, raga, io vi consiglio vivamente di giocarci, perché è un'esperienza veramente, veramente bella. E un'altra cosa, se non ci avete giocato e se masticate l'inglese abbastanza bene, giocateci in inglese, perché l'unica cosa che lascia un po' a desiderare di questo gioco è il doppiaggio in italiano. Quindi se capite abbastanza bene l'inglese, giocateci in inglese. Se vi volete fare due risate, giocateci in italiano, perché fa un sacco ride. La storia è molto bella, la storia è un intreccio tra una storia d'amore, ma non una storia d'amore quelle solite, capito? È molto intrecciata, è molto bella, e non vi fate... non rimanete scettici su questa cosa, perché è fatta veramente bene. Oltre a questa storia d'amore ci stanno tantissimi colpi di scena, mostri principali, mostri secondari, eccetera eccetera, un botto de cose. Poi so 4 CD, so a voglia di a giocare. Poi la colonna sonora, raga, la colonna sonora è spettacolare. Cioè ogni... io forse parlo perché sto fissa con questo gioco, è il mio preferito di tutti, però secondo me la colonna sonora è veramente, veramente stupenda. E poi stiamo parlando di 15 anni fa, che ebbe una grafica spaventosa. Per considerare la PlayStation 1, era la grafica veramente ben fatta. Poi oltre a tutto questo ci sono anche tantissimi segreti, come le polveri stellari, che quando ne prendi un tot sblocchi una cosa, quando le prendi un altro tot sblocchi un'altra cosa, e quando le prendi tutte succede una cosa. Non ve lo dico, perché se ci volete giocare è giusto che io non ve lo dica, capito? Quindi oltre alle polveri stellari ci stanno tantissime altre cose, oggetti segreti, cose belle, cose brutte, della trama, tutto quanto, capito? Quindi andiamo a vedere che cosa ci hanno combinato questi ragazzi di Rave Game, che sono veramente curioso di vedere questo video. Sono dei ragazzi molto bravi a usare Photoshop. Infatti, siccome io ho il pisello piccolo, no? Un giorno mi hanno fatto un fotomontaggio che c'avevo, mi hanno fatto diventare cazzo tipo 30 centimetri. Infatti quel periodo ho rimorchiato un botto. Vabbè, andiamo a vedere sto video, perché sto freme come un maledetto, una scimmia in calore, capito? Dai, no così però. No, ecco, beh, bravo, metti la transizione, bravo, ok. Bene ragazzi, vediamo questa cosa, comincia stupendamente, perché già, vedi, no raga, io veramente non so che dico. Allora, questo è Dart, questa va troppo veloce, quella a destra è Rose e quella a sinistra è Shana. Che sono Shana e Dart, sono i due personaggi principali di questo. No, mi stai a levare Rose. No, sei un pezzo di merda, Rave Game, sei un pezzo di merda, non mi dovevi levare Rose.
perché Rose è molto importante nel gioco e se vede che ci hai mai giocato, brutta merda. No, scherzo ovviamente, però non me la dovevi levare Rose perché mi sono affezionato a lei. Tutti si affezioneremo a tutti a Rose, capito? Guarda che cazzo sta a fare questo, regà. Io non saprei manco un due cazzo mette le mani. Cioè, mette la luna. Ha messo la luna al contrario. Mette pure il sole. Ha visto le cose che sta a mettere, cioè. Comunque ha levato Rose. Vabbè, Rose. L'importante è proprio tutto l'insieme che mette Dart e Shanna, che sono i due personaggi principali del gioco, diciamo. E quindi, regà, guarda che roba che sta a creare questo. Veramente, veramente bello. Veramente bello. Quindi ragazzi, iscrivetevi a Rave Game che fa tutte queste cose e poi dopo questa rubrica è veramente fantastica e ci saranno tantissime novità, ve lo assicuro. Vabbè, io non conto un cazzo, però so certe cose, quindi ve lo dico, no? Posso spoilerare Rave Game un po' di cose. E quindi ragazzi, mettete un pollicino in su, un bellissimo pollicino in su in questo video, perché questo gioco se lo merita in ogni occasione, pure se il video è brutto. In questo caso non era brutto perché era veramente ben fatto. Iscrivetevi a Rave Game, mi raccomando. Condividete il video anche, perché il video è da condividere, non rompete il cazzo. Questo gioco, per chi non lo conosce, lo deve conoscere. E un saluto dal Fantasma delle Nevi, Charmendino e penso pure Rave Game. Wonder Frigates! Ehi ragazzi, un ringraziamento speciale al Fantasma delle Nevi. Iscrivetevi al suo canale e mettete un pollicino in su nella sua pagina Facebook. Ehi ragazzi, se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale e condividete. Ricordatevi di seguirci anche su Facebook e Twitter e di farci domande su Ask. Ci vediamo al prossimo video!